E venne il giorno della presentazione della nuova edizione delle rappresentazioni classiche di Siracusa. Intanto ne parliamo con il consigliere delegato dell'INDA, professoressa Marilita Sgarlata, alla quale diciamo di spiegarci il titolo, Un presente antichissimo. Beh, un presente antichissimo perché in realtà l'INDA, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, si muove su due binari che sono quelli della tradizione, quindi l'antico, il dramma antico, la valorizzazione del dramma antico, la rappresentazione del dramma antico in questo più di un secolo che la qualifica come fondazione, e dall'altra parte l'innovazione, cioè il guardare avanti. Le produzioni di quest'anno, devo dire, contengono molti elementi innovativi e quindi è il presente, il futuro che va avanti, è il futuro che si presenta in modo diciamo impellente per una fondazione che si vuole rinnovare, perché diversamente si rimane un po' ancorati, no, a quella che è la roccia. Noi abbiamo il teatro antico di Siracusa, ma abbiamo bisogno di rinnovarlo costantemente con un lavoro quotidiano, con un lavoro di rapporto, che è un rapporto con il paese, che è un rapporto con la regione. Consideriamo che questa fondazione contribuisce alla reputazione della regione, contribuisce alla reputazione del paese. E poi c'è Siracusa. E questa è la giornata riservata alla presentazione del ciclo, del 55° ciclo a Siracusa. Qualche settimana fa, in realtà, proprio per dare questo respiro diciamo nazionale alle nostre proposte, siamo stati invece in conferenza stampa a Roma con il ministro Alberto Bonisoli, il ministro dei beni e delle attività culturali, e anche a Milano. E questo fa capire come appunto in realtà la fondazione attraverso un momento nuovo, un momento di apertura anche verso l'internazionalizzazione, verso il paese, restando ancorata a quelle che sono le tradizioni comunque della propria città. Ma cosa c'è, anzi qual è il collegamento, diciamo, fra le tre rappresentazioni e la realtà odierna? Il collegamento è un tema. Voi sapete che da qualche anno si sceglie un tema che in realtà costituisce il filo rosso delle tre proposte. In quest'anno il tema è donne e guerra, e parte dall'Elena, naturalmente, che è la rappresentazione, no, dell'illusione della guerra. L'Elena di Euripide naturalmente nasce da una versione che è poi quella di Stesicoro di Mera, cioè una versione, diciamo, siciliana, per cui in realtà Elena non è mai stata a Troia, ma è rimasta in Egitto, e quindi è chiaro che questa è la conferma di come la guerra è un'illusione, la guerra in realtà non esiste, e le donne sono state sempre, diciamo, hanno portato con sé il peso della guerra e il peso della necessità di pacificare, e questo è presente nelle Troiane, ma questo è soprattutto presente nella Lisistrata, l'idea di arrivare a una pace e a superare naturalmente la guerra. Quindi c'è un forte antimilitarismo in queste tre proposte. E c'è anche una presenza femminile molto forte, data da tre attrici magnifiche che sono Laura Marinoni nella parte di Elena, Maddalena Crippa nella parte dell'Ecuba delle Troiane, e poi una Elisabetta Pozzi che farà la nostra Lisistrata con la regia di Tullio Solenghi. Accanto a questo, quindi accanto a questa stagione che si... secondo me preannuncia molto, molto innovativa e molto diciamo anche legata a un lavoro grosso che è stato fatto, perché... questo ci tengo a dirlo, cioè la fondazione, lo sappiamo tutti, è uscita da una fase di commissariamento l'altro anno, e quindi tutta questa normalizzazione è avvenuta un po' a scaglioni, cioè i consiglieri di amministrazione, che ringrazio, Manuel Giliberti, Margherita Rubino, Paolo Gianziracusa, a loro si deve poi in realtà buona parte della stagione che si è riuscita a creare, perché sono stati loro che hanno lavorato a luglio, agosto, settembre, perché poi gli altri in realtà siamo arrivati dopo, il soprintendente a novembre, io all'inizio di gennaio, il sindaco ovviamente quando poi è stato eletto come presidente della fondazione. Quindi è stato tutto un lavoro, diciamo, quello che noi definiamo un work in progress, che è riuscito, ecco, che ha fatto squadra, e che mi piace sottolineare proprio nella sua fase finale. Per quello che riguarda poi Siracusa e l'apertura che credo l'INDA debba avere sempre di più verso questa città, credo che siano importanti tutta una serie di iniziative che sono state prese. La prima, ad esempio, quella di dotare alcuni negozi siracusani di diciamo, quelle che sono
Le testimonianze della storia dell'Inda, le maschere, per cui avremo un percorso che partirà da Ortigia e arriverà alla Neapolis, che prenderà molti commercianti siracusani che avranno nelle loro vetrine, diciamo, quelli che sono gli oggetti che raccontano la storia dell'Inda. Dall'altra parte c'è, e questo tengo a sottolinearlo, lo dirò anche in conferenza stampa, da parte degli operatori turistici, una richiesta già da anni di poter avvicinare la commedia alle due tragedie, cioè di non staccare in realtà la commedia come ultima rispetto alle tragedie, ma di fare invece le tre consecutivamente. Questo darebbe anche respiro alla stagione ovviamente turistica, consentirebbe una maggiore permanenza in città, una calendarizzazione forse maggiore appunto degli eventi e delle presenze, e io spero veramente, insieme al Consiglio di Amministrazione, di poter andare incontro a queste istanze. Adesso abbiamo con noi la regista delle Troiane, Mayat Muriel, non so se l'ho detto bene, un bel impegno venire a fare la regia qui a Siracusa. È una fortuna, è un regalo per me avere questo onore, soprattutto grazie al luogo, ma grazie ai miei attori, perché veramente lavoro con attori che sono bravissime. Penso in prima a Maddalena Grippa, ma ci sono tante donne come Elena Arvigo, Viola Graziosa, Maria Alba Jmariva, che sono delle attrici incredibili. Dopodiché ho la fortuna di lavorare con Euripide e sono impressionante come lui ha dato la parola alle donne. Non si sente spesso questo. E allora lui, attraverso il suo opera, ha detto finalmente: dopo la distruzione, nella vita c'è la speranza. È il messaggio che stiamo provando a condividere con il pubblico. Ecco, tra l'altro c'è da dire che è molto attuale questa tragedia, proprio perché si parla della guerra. Purtroppo è attuale perché non siamo capaci di approfittare della nostra storia. Ricominciamo sempre le stesse sciocchezze. E parla soprattutto il poeta, l'intelligenza, il talento di mettere le parole sulle nostre emozioni, e questo è utile. Oggi sulla terra ci sono tanti drammi, tante tragedie che continuano sempre, e soprattutto sulle piccole donne che sono sposate a 12 anni, che sono violentate. E Euripide dà la parola a queste donne, e le donne che rimangono dopo la guerra sono le eroine delle guerre, perché loro sono sole per ricostruire un futuro. Abbiamo con noi adesso la protagonista delle Troiane di Euripide, Maddalena Grippa. Un gradito ritorno, perché è già diverse volte che sei venuta qui a Siracusa, però probabilmente è un'emozione sempre diversa. Beh, questo senz'altro, è la terza volta, ho fatto Medea, Clitennestra e adesso Ecuba, e sono molto felice di questa opportunità che mi viene data a questo momento della mia strada, della mia carriera. Ecco, le Troiane, dicevamo prima anche con la regista, una tragedia molto attuale perché parla della guerra. Il tuo personaggio? Il mio personaggio è, come dire, esprime l'inesprimibile del dolore che una guerra provoca. Il problema delle guerre, che tutte le guerre sono una follia perché sono il disastro umano, e quelli che rimangono in genere sono proprio le donne sole, abbandonate, che in questo senso devono essere eroiche, e lo sono sempre state, nel rialzarsi e nel portare avanti la vita con niente, capito? Con niente. Questo nel 43, 44, 45, come oggi e come sempre. Cioè, le guerre poi fanno del male in assoluto ai civili, alla gente, no? Normale, e le donne ne pagano più di tutti le conseguenze. Quindi sembra una tragedia scritta l'altro ieri per la sua attualità. Ma assolutamente sì, poi io ripeto, sono una fan dei greci. I greci hanno capito l'animo umano come nessuno, e hanno questa capacità straordinaria di esprimere tutte le cose che ci attraversano, i sentimenti, le passioni, le pulsioni, e dunque
questa tragedia trovo che è ancora più importante, perché oggi abbiamo perso la possibilità di esprimere il dolore e la sofferenza e invece loro danno voce. Noi abbiamo tutti questi mezzi tecnologici, ma siamo soli e incapaci di esprimere, di provare delle cose che sono fondamentali per l'anima dell'uomo, cioè il dolore e condividerlo con gli altri. Naturalmente non potevamo non parlare con l'assessore alla cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata, visto che le rappresentazioni classiche da 55 edizioni si svolgono a Siracusa. Un'edizione molto interessante, anche quella di quest'anno. Sicuramente sì, poi il mio interesse verso l'Istituto del Dramma Antico è parte dal 2000, anni fondamentali in cui abbiamo rilanciato questa fondazione, soprattutto con un'azione legata al recupero di questo palazzo, che è Palazzo Greco, recuperato in quegli anni, e anche con una nuova linea di produzione culturale e anche con una nuova linea di trasparenza, perché non dobbiamo mai dimenticare cos'era l'INDA prima del 2000. Per pochi anni purtroppo è stata attraversata da una feroce questione morale. Adesso da questo tipo di progetto è andato avanti, è ridiventata ciò che deve essere la più grande istituzione sul teatro classico al mondo, perché questa è l'INDA, e io spero che anche grazie al consolidato successo di pubblico e di critica, come si usa dire, adesso l'INDA faccia un passo in avanti verso la città, anche dandoci una mano nel gestire e produrre teatro in maniera stabile, non soltanto nei mesi estivi. E in questo senso stiamo interloquendo per capire in che forma l'Istituto del Dramma Antico può partecipare alla gestione del nostro teatro comunale. Questo ciclo si pone all'attenzione di un po' tutti per le argomentazioni. Si parla di guerra, quindi si parla di un argomento molto attuale. Sì, un argomento attuale, si parla di donne e si parla di guerra, un argomento attuale in uno scenario dove purtroppo questo argomento non è mai stato poco attuale, ma qui abbiamo uno scenario in rapida evoluzione con dei problemi drammatici che si pongono soprattutto nell'area del Mediterraneo, e questo istituto, che ha proprio una grande vocazione legata alle radici storiche della Grecia e quindi della Grecia d'Occidente nel caso di Siracusa, può avere uno straordinario ruolo di dialogo mediterraneo tra le culture, e credo che in questo anche il livello delle regie che sono state, come dire, individuate, il livello delle produzioni, dei protagonisti, Maddalena Crippa e tanti altri attori e attrici di rilevanza internazionale, sottolineano il buon lavoro fatto da Antonio Calvi e da tutta la fondazione. Si prosegue su un percorso virtuoso.